rassegna stampa di oggi 14 marzo 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. PD Martina dice pronti a partire da lavoro serio di controproposta, ma prima Movimento 5 Stelle dica cosa vuole fare. Il segretario reggente dei Dem, intervistato su Rai 1 Porta a Porta, ha ribadito la linea dell'opposizione per il partito, ma al tempo stesso ha riconosciuto la necessità di un confronto tra le forze politiche, in particolare per l'elezione dei presidenti delle Camere. E sul Quirinale dice: noi non stiamo dal lato della responsabilità politica, non abbiamo il diritto di strattonare il Presidente della Repubblica e le sue prerogative. Migranti eritreo 22enne muore di fame dopo lo sbarco. Il sindaco di Pozzallo dice scene come quelle degli ebrei nei lager. Secondo il racconto della ONG, il giovane che si è spento all'ospedale si chiamava Sejen ed era rimasto imprigionato in Libia per 19 mesi. Il primo cittadino del porto dell'accoglienza ha detto: arrivano persone malnutrite, morte di fame e di sete o per stenti fisici. Ci vuole una strategia europea, un paese civile non può tirarsi indietro. Regione Abruzzo, dopo la debacle PD lasciano due assessori. Di D'Alfonso dice: persa la fiducia di 180.000 persone. Il governatore, appena eletto senatore, arrivano alle dimissioni dell'assessore all'urbanistica e ai parchi Donato Di Matteo, che il 1 febbraio aveva lasciato i Dem lamentando un'assenza di collegialità per aderire a Regione Facile. E di quello al lavoro e alle aree interne, Andrea Gerosolimo di Abruzzo Civico. Movimento 5 Stelle dice si dimette l'intero governo regionale, sono arrivati al capolinea. Cina sfida gli USA e punta a diventare prima potenza militare? Vola la vendita delle armi nei mercati internazionali. Il gigante asiatico risulta il secondo paese a investire di più nella difesa dopo gli Stati Uniti, saldi al comando con 716 miliardi di dollari. Come annunciato dal presidente Xi Jinping durante il 19° congresso del partito, l'obiettivo è quello di conquistare il primato entro il 2050. In tal senso va letta la riforma dell'esercito. Ex spia russa avvelenata, governo indaga su 14 morti sospette. Trovato morto esule Gluskov, amico di Boris Berezovsky, nel mezzo dello scontro con la Russia per l'avvelenamento di Sergei Skripal. Il governo dispone accertamento su 14 decessi sospetti per capire se possa trattarsi di omicidi commissionati dai servizi segreti di Mosca. Intanto a Londra viene trovato il cadavere l'esule russo Nikolai Glukov, 68 anni. Sulla morte di Berezovsky disse: sono sicuro che sia stato ucciso. Bene cari amici, con questo è tutto, ci diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.